Buongiorno, buongiorno a tutti, vi ringrazio per essere presenti, diciamo, per vostro interesse. Adesso appunto abbiamo questa giornata, questa mattinata dedicata appunto al training online nell'ambito del progetto Zero Brain, che ha proprio per tema il recupero di minerali da salamoie esauste. Io sono Giorgio Micale, per chi non mi conosce, sono un professore di ingegneria chimica dell'Università di Palermo e qui all'Università di Palermo, insieme ai miei colleghi che diciamo, si susseguiranno secondo l'agenda che vedete qui proiettata, io avrò cura, diciamo, di introdurre, di aprire un po' questa giornata di training appunto sul tema delle salamoie, dirò anche qualcosa sul progetto Zero Brain. Successivamente, come vedete, tra le 10:30 e le 11 verrà presentato dal dottore Vassallo, che se ne è occupato appunto nei mesi passati, verrà presentato il caso studio che è stato sviluppato in Olanda, che appunto riguarda uno specifico caso dell'industria dell'addolcimento delle acque, mettendo in evidenza appunto quale può essere il beneficio nel trattamento di salamoie e che altrimenti rimarrebbero diciamo, soltanto come prodotto di scarto e quindi utilizzate. Successivamente, tra le 11 e le 11:15, faremo un vero e proprio virtual tour nel nostro laboratorio, che è stato messo a punto nell'ambito appunto del progetto Zero Brain, che ha previsto una serie di Brain Excellence Centers che sono presenti in alcune sedi di alcuni partner del progetto. Anche questo poi lo vedremo un po' meglio in occasione del virtual tour. Successivamente, tra le 11:15 e le 12, la dottoressa Randazzo, che è qui con noi, presenterà l'online Brain Platform, vi darà diciamo, tutte le informazioni relative, e poi avremo un breve momento diciamo, di conclusione, che potrà anche essere un momento per una discussione, per diciamo, poter anche rispondere a domande o insomma, quesiti di vostro interesse. Siccome appunto l'agenda è un po' serrata, io direi di partire direttamente con questa brevissima introduzione che avevamo preparato. È chiaro che alcuni di voi magari sono molto più familiari con il tema delle salamoie, magari per una semplice questione, diciamo, di ambito professionale, altri un po' di meno. E per questo quindi io mi scuso, a volte potrà sembrare magari molto semplice, in qualche altro caso potrebbe non essere chiarissimo. Quindi, diciamo, abbiamo cercato di trovare un compromesso per veicolare appunto il messaggio che vorremmo cercare appunto presentarvi e trasmettervi. Che cos'è la salamoia? Chiaramente per salamoia intendiamo certamente una soluzione acquosa, ma ad alta concentrazione di sale o di sali, potremmo dire. In generale, però, quando parliamo di salamoia, tipicamente intendiamo una soluzione acquosa ad alta concentrazione di sodio cloruro. E tipicamente troviamo questo tipo di salamoie, ad esempio, nelle industrie della dissalazione. È evidentissimo che per produrre acqua dolce dal mare, tutti i processi di dissalazione che sono industrialmente utilizzati, sia di tipo termico che a membrana, portano poi alla formazione, diciamo, di questo corrente secondario, questa corrente di scarto, appunto, che è la salamoia, ricca appunto in sale. Ma altri casi altrettanto importanti li possiamo trovare nell'industria
di trattamento, diciamo, delle acque reflue e anche nell'industria mineraria. Qui vedete il caso dell'industria del carbone, che tra l'altro rientra, come vedremo tra breve, come uno dei casi studio che il progetto Zero Brine si è posto. Allora, atteso che le salamoie sono nella maggioranza dei casi sottoprodotti, correnti di scarto che si originano in differenti settori industriali, le salamoie, e questo è un po' il quesito che ci stiamo ponendo, possono rappresentare un pericolo per il corpo recettore, quindi per l'ambiente che all'interno del quale poi viene scaricata la salamoia. Effettivamente, diciamo, le salamoie possono generare una serie di problemi per il fatto che ovviamente presentano una salinità, una temperatura e una densità che in generale sono differenti da quella del corpo idrico recettore. Ma lo possono essere anche perché c'è la presenza di chemicals in queste salamoie, chemicals che sono funzionali al controllo di fenomeni come quelli del fouling e del biofouling. Chemicals sono anche presenti, per esempio, per il controllo dello scaling. E poi ancora c'è il problema della corrosione e anche le operazioni di pulizia. Quindi, volendo adesso, con l'obiettivo di essere un tantino più esemplificativi, no, sul caso delle salamoie, prendiamo il caso delle salamoie che si originano nell'industria della dissalazione. E vedete qui appunto gli effetti diciamo, che si possono determinare per salinità, temperatura e densità. Certamente c'è da tenere in conto che le salamoie di impianti di dissalazione, qui vedete scritto appunto nel caso della salinità, un impianto tipicamente di osmosi inversa da acqua di mare, può produrre salamoie con concentrazioni di sale che possono essere comprese da 65.000 a 85.000 parti per milione. Quindi in generale comunque rispetto, per esempio, al corpo idrico recettore, che in questo caso sarebbe l'acqua di mare con una salinità di 35.000-37.000 ppm, è chiaro che siamo in presenza di valori di salinità significativamente più alti. Stessa cosa vogliamo segnalare come effetto proprio di differente valore il caso della temperatura, no? Tipicamente la salamoia che viene per esempio scaricata dagli impianti di tipo termico è tra 5 e 15 gradi più elevata dell'acqua di mare. Chiaramente questo non riguarda certamente il caso dell'impianto osmosi inversa. La densità ovviamente è una conseguenza del valore della salinità e della temperatura, quindi combinato disposto, differente salinità e differente temperatura, può dare luogo a una varietà di situazioni. Quindi possiamo avere il caso in cui la salamoia di scarico diciamo affonda nel corpo idrico recettore, questo semplicemente perché la sua densità è più elevata, ma possiamo trovarci nella situazione in cui invece abbiamo una situazione di densità analoga, per cui diciamo non abbiamo un effetto netto in termini di affondamento o galleggiamento, ma in qualche caso può pure verificarsi una situazione per cui la salamoia possa sostanzialmente essere più leggera e quindi tendere a galleggiare. Bene, detto questo, è chiaro che si cerca di affrontare il tema del brine management, quindi della gestione delle salamoie per
ridurre quello che potrebbe essere il problema dell'impatto ambientale, vedete qui tra le strategie proposte per, in ambito diciamo di siti costieri, si può attuare, tipicamente questo avviene per gli impianti termici, un premixing con acqua di mare, ma anche l'uso di, diciamo, di un sistema di dispersione della salamoia basata su diffusori multipli che possono ovviamente generare localmente valori meno elevati, diciamo, di rialzo della concentrazione, quindi consentire una maggiore omogeneità nella dispersione nel corpo idrico recettore. Ovviamente il tema invece della diciamo smaltimento della corretta gestione dello scarico delle salamoie su siti che non sono sulla costa e quindi ci troviamo diciamo all'interno del territorio, chiaramente si può pensare a iniezione in pozzi, si può pensare di effettuare uno scarico su corpi idrici che sono presenti, corpi idrici di superficie, o anche pensare a un possibile impiego di tali salamoie per uso irriguo, ovviamente rivolto a piante che possono essere in grado di sopportare la salinità. In questo senso, tra l'altro, c'è un certo interesse a valutare, diciamo, un'agricoltura in ambito, diciamo, di acque e che possa essere, diciamo, in qualche modo in grado di utilizzare acque a salinità più o meno elevata. E questo potrebbe anche essere un ulteriore tema importante per il futuro di alcune produzioni agricole. Chiaramente si può immaginare di utilizzare fognature municipali con tutti i problemi ovviamente che ne conseguono nel caso in cui si rilasciano queste salamoie, ma poi si può anche pensare a degli stagni evaporativi che possono ovviamente portare alla fine alla produzione di sale in forma solida. Quindi esiste sicuramente una varietà di possibilità. Ora, il tema di oggi, appunto, che riguarda proprio la valorizzazione della salamoia, vorrebbe portare, spostare, diciamo, l'attenzione sul fatto che la salamoia, piuttosto che essere considerato, diciamo, un prodotto di scarto, potrebbe divenire un'occasione importante per poter, diciamo, in qualche modo produrre un valore aggiunto. In che modo? Cioè, la valorizzazione delle salamoie può portare, ad esempio, al recupero di sali. Dico, tutti noi comprendiamo facilmente che si potrebbe in prima istanza immaginare la produzione di sale alimentare, no? Potremmo anche pensare invece alla produzione, quindi all'immissione in commercio di sale per usi industriali, oppure ancora la produzione di composti a più elevato valore aggiunto, e tra questi, giusto per citarne alcuni, ma non solo, il magnesio, il litio ed altri elementi in traccia, tra cui potremmo anche pensare di elencare elementi che appartengono al gruppo delle terre rare. E che ancora una volta, diciamo, rivestono una importanza strategica, anche perché alcuni degli elementi che abbiamo detto, magnesio e litio sicuramente, la disponibilità di questi elementi è legata a chi li fornisce, quindi esiste tutto un problema di natura geopolitica che è estremamente importante e che per esempio in ambito europeo costituisce un problema rilevante, e l'idea di poter addirittura utilizzare delle salamoie per sopperire almeno in parte alla necessità
appunto di produzione, di consumo poi di queste materie prime attraverso il recupero da salmonia è estremamente importante, perché azzera, per esempio, questo fattore geopolitico di cui dicevamo. È chiaro che non c'è soltanto da considerare la salmonia come una opportunità per il recupero, quindi la produzione di sali o di elementi ad elevato valore aggiunto, ma come vedete qui nel rigo più in basso c'è anche un'altra opportunità non trascurabile, e cioè il fatto che l'energia che è contenuta sotto forma appunto di concentrazione salina può essere utilmente recuperata. Sto parlando cioè del famoso o meno famoso, diciamo meno familiare per alcuni di voi, il caso dell'energia da gradiente salino, ovvero il fatto di poter produrre energia sotto forma di incremento di pressione o direttamente attraverso processi elettrochimici, una conversione diretta dell'energia da gradiente salino in energia elettrica per effetto appunto della differente salinità di due correnti che possono essere inviate ovviamente ad apparecchiature dove si realizza una miscelazione controllata e quindi un recupero dell'energia del gradiente salino. Quindi c'è sicuramente qualcosa di molto interessante per tutti noi quando si guarda alla salamoia, non più come un prodotto di scarto, qualcosa che costituisce soltanto un problema che bisogna cercare di minimizzare, quindi strategie per la corretta gestione, senza però immaginare la possibilità di poter produrre un valore aggiunto. Quindi in realtà quello che vogliamo dire è che ci può essere un cambio di passo, sostanzialmente una profonda revisione, rivisitazione di quello che è l'assetto attuale dei processi industriali che poi portano semplicemente a questo sottoprodotto attraverso l'implementazione di schemi di economia circolare, per cui attraverso l'implementazione di diciamo, uno schema appunto siffatto, di uno schema circolare, si avrebbe la possibilità importante di non far terminare quel processo tipico di economia lineare: prendo acqua dolce e prendo acqua salata dal mare, metto un impianto di dissalazione, produco acqua dolce per la popolazione e rigetto a mare la salamoia. Posso invece continuare utilizzando quel sottoprodotto come input per un successivo processo, appunto, che prevede la valorizzazione stessa della salamoia, per esempio per il recupero appunto di quelle materie prime, dicevamo il sale o elementi come il magnesio e il lito. E poi ancora, per esempio, perché no, continuare ancora con ciò che rimane da quella salamoia, con un ulteriore step di processo che possa, per esempio, valorizzare ulteriormente la salmone residua con la produzione di. Quindi si capisce che a quel punto si innesca veramente un meccanismo tipico di economia circolare che genera degli evidenti vantaggi, come vedete qui, primo fra tutti sicuramente l'aspetto economico, che può essere in alcuni casi estremamente interessante e rilevante, ma poi soprattutto ha anche un significativo beneficio di carattere ambientale. Quindi diamo una risposta piena nel solco della sostenibilità attraverso la circolarità. Obiettivo che è proprio l'obiettivo dichiarato del progetto Zero Brine, che vedete qui, e che io vorrei rapidamente, sì, forse volevi. Sì. Scusate, ci stiamo fermando un attimino soltanto perché l'ingegnere che è accanto a me, che immagino vedete tutti, l'ingegnere Carmelo Morgante, in realtà a questo punto aveva previsto. Sì, per questa sezione lanceremo un sondaggio a cui potete rispondere solo per capire diciamo, se avete sentito mai parlare del progetto Zero Brine Homero, per cui lo sto lanciando. Ok, aspettiamo.
un paio di secondi per le vostre risposte. Sembra che un po' di risposte stanno ancora continuando a pervenire. Sì, possiamo anche ritornare. Sì, no, va bene. Pare evidente, ritorniamo alla condivisione. Sì, va bene. Per cui questi sono i risultati del sondaggio. Il 78% degli spettatori ha sentito parlare del progetto Terry Bryan al lavoro. Ok, condividiamo i risultati. Va bene. Quindi riprendendo adesso la presentazione, poi possiamo andare un attimino avanti. Il progetto Zero Brain appunto è un progetto che adesso volge al termine dopo 4 anni di attività, è iniziato nel giugno del 2017 e terminerà alla fine di quest'anno. In realtà abbiamo avuto una piccola estensione temporale per i fatti che sono noti anche alla pandemia, che ha investito un po' tutti i settori, e quindi anche in questo caso diciamo tutti i soggetti che sono stati coinvolti nel progetto Zero Brain. È un progetto molto ampio, finanziato dalla Commissione europea e che è coordinato dall'Università Tecnica di Delft, che vede appunto 22 partners, quindi un partenariato molto ampio, come vedete qui i nomi dei partners, sia di ambito diciamo accademico, istituzioni ovviamente anche di ricerca non strettamente accademiche, e poi un numero di partner, diciamo, industriali che sono ben distribuiti in ambito europeo. Lo scopo, come vedete scritto qua, appunto, del progetto Zero Brain è quello di provare che attraverso appunto l'implementazione di schemi di economia circolare si può riuscire a recuperare minerali, tra cui ad esempio il magnesio, ma non solo, e anche acqua ovviamente purificata, quindi trattata, da processi industriali che avrebbero visto invece appunto queste salamoie come uno scarto da avviare semplicemente a smaltimento. Quindi un valore aggiunto significativo, perché in generale si riesce a recuperare una risorsa altrettanto importante che appunto l'acqua, ma anche minerali che possono avere anche un valore aggiunto particolarmente significativo. Ecco, vedete che sostanzialmente poi il progetto Zero Brain si è occupato di portare avanti, di sviluppare quattro casi studio in quattro differenti nazioni. Vedete il caso appunto di un'industria di addolcimento delle acque, un impianto per la produzione di acqua demineralizzata in Olanda, l'industria Eviles. Un altro caso studio riguardava invece l'industria mineraria, l'industria estrattiva del carbone in Polonia, un impianto in Spagna per la produzione di silicio e un impianto, diciamo, di industria tessile in Turchia. E appunto, con le differenze dovute, nel caso per esempio che poi verrà adesso affrontato e presentato nel dettaglio
del mio più giovane collega, il dottore Vassallo, il caso appunto dell'industria Eides, in cui si è preso in esame la possibilità di valorizzare appunto le salamoie che provengono dall'impianto per la produzione di acqua demineralizzata, per il recupero appunto di magnesio, di calcio, così come nel caso dell'industria estrattiva del carbone, lì l'obiettivo, oltre a un contestuale recupero di minerali come magnesio e calcio, poteva prevedere utilmente anche il recupero di acqua, che poi diventa recupero di acqua sostanzialmente la parte premiante degli altri due casi studio, il terzo e il quarto, industria del silicio, soprattutto l'industria tessile, di cui è ben noto, come dire, la problematica ad elevato impatto ambientale delle acque di scarico appunto del comparto tessile. Io a questo punto lascerei la parola al dottore Vassallo, che appunto vi introdurrà al caso studio che l'Università di Palermo, ovviamente in collaborazione con gli altri partner, ha portato avanti, e sicuramente poi avremo modo, soprattutto nella fase di chiusura, come dicevo, abbiamo presentato l'agenda rapidamente, avremo modo poi di trarre le conclusioni e anche avere un momento per un dibattito insieme. Quindi chiederei a Fabrizio di continuare lui a questo punto. Sì, grazie Giorgio. Allora, io sono Fabrizio Vassallo, sono un ricercatore dell'Università di Studi di Palermo e ho concluso il mio dottorato a marzo, e quindi ora sto continuando a lavorare sempre nella valorizzazione, nel recupero delle salamoie di scarto industriale. Allora, come già presentato dal professore, andremo più ora nel dettaglio ad analizzare il caso studio 1, ovvero la valorizzazione delle salamoie prodotto dall'industria di addolcimento delle acque. Andando ad analizzare la catena di trattamento di cui è costituita l'industria di addolcimento delle acque, Evides, questa prende acqua, praticamente acqua grezza da un lago, viene in uno stadio di pretrattamento e poi viene l'acqua grezza addolcita mediante delle resine a scambio ionico, e infine il processo di produzione di acqua demineralizzata viene ultimato attraverso un processo di osmosi inversa. Andiamo a focalizzare l'attenzione sulle resine a scambio ionico. Le resine a scambio ionico, in realtà l'unità di scambio ionico è costituita non da resine, bensì da zeoliti. La particolare struttura delle zeolite è quella tetraedrica, e questa permette di effettuare uno scambio cationico rilasciando ioni sodio ed prendendo ioni calcio e magnesio. Quindi, andando ad analizzare in dettaglio il funzionamento delle zeoliti, quindi quello che accade è che l'acqua grezza sostanzialmente attraversa le zeolite ed vi è questo scambio cationico, rilasciando ioni sodio ed trattenendo ioni calcio e magnesio. Le resine poi successivamente, una volta terminato il loro ciclo lavorativo, sono rigenerate utilizzando una soluzione salina altamente concentrata. Questo permette di rimuovere calcio intrappolato all'interno della struttura delle resine delle zeoliti ed andando a sostituire il calcio e il magnesio con ioni sodio. Quindi, una volta addolcita l'acqua e utilizzata la salamoia, viene prodotta una salamoia esausta. Attualmente questa salamoia viene integralmente rilasciata al mare. Invece l'obiettivo ora del progetto è quello di valorizzare questa salamoia e recuperare questa salamoia. Quindi l'obiettivo del progetto è quello di andare a rimuovere calcio e magnesio, rigenerando la soluzione salina iniziale. Quindi la catena consiste in uno step di nanofiltrazione, che è un processo a membrane capace di andare a dividere sostanzialmente gli ioni bivalenti dagli ioni monovalenti. Quindi abbiamo sostanzialmente due correnti d'ingresso, una corrente che è il retentato, che è ricca in calcio e magnesio, e un'altra che è il permeato, che è ricca in cloruro di sodio. Il retentato ricco in calcio e magnesio è inviato in un doppio step di cristallizzazione per il recupero di magnesio
magnesio e calcio sotto forma di idrossidi. Successivamente la salamoia proveniente dal cristallizzatore è miscelata insieme alla salamoia proveniente dalla nanofiltrazione, ovvero il permeato, è inviata in un'unità evaporativa per essere nuovamente riconcentrata ed reinviata nuovamente alle resine scambio ionico, alle zeolite. Inoltre l'unità evaporativa produce anche acqua. L'unità di cristallizzazione è stato praticamente l'oggetto di ricerca e soprattutto di costruzione che è stato portato avanti dall'Università di Studi di Palermo. Andremo più nel dettaglio ora a discutere i risultati che sono stati ottenuti durante le prove effettuate in Olanda. Allora, dapprima è sorta la domanda come possiamo recuperare calcio e magnesio in maniera separata sicurezza. Per fare ciò abbiamo fatto dei test in batch, in cui abbiamo, come rappresentato nella figura, un becher sostanzialmente in cui è presente la salamoia, che presenta le concentrazioni riportate in figura, e abbiamo utilizzato due salamoie, due soluzioni di idrossido di sodio, uno molare per il step di precipitazione e recupero del magnesio, e l'altra 4 molare per il recupero di calcio. Allora, la prova inizia andando ad iniettare l'idrossido di sodio 1 molare ed si ha un incremento del pH. A pH circa 9,8-10 comincia la precipitazione dell'idrossido di magnesio, il quale termina a un pH di circa 10,5-10,6. Una volta terminata la completa precipita terminata il primo step di precipitazione, la prova si ferma, viene effettuata una separazione tra il solido ottenuto e il liquido madre, ed successivamente, una volta recuperato il liquido madre, viene effettuato il secondo step di precipitazione, utilizzando questa volta un idrossido di sodio pari a 4 molare. Successivamente quindi riprende nuovamente il test ed la precipitazione di idrossido di calcio incomincia ad un pH intorno a 12 e termina un pH intorno a 10,5-10,7. La prova è stata terminata a un pH intorno a 13 per avere la completa precipitazione di idrossido di calcio. Una volta ottenuti i solidi e i due liquidi madri, quelli della prima precipitazione e della seconda precipitazione, sono stati analizzati mediante cromatografia ionica e, come è possibile vedere, si è ottenuto un idrossido di magnesio con una purezza superiore al 98% e un recovery superiore al 99%. Lo stesso è stato ottenuto per quanto riguarda l'idrossido di calcio. Allora, questo ha permesso di poter realizzare l'impianto pilota, il quale è stato costruito e spedito in Olanda. Qui alcune immagini in cui sono mostrate le fasi di commissioning dell'impianto pilota e anche le fasi di commissioning del filtro a tamburo, che ha permesso di recuperare l'idrossido di calcio e l'idrossido di magnesio. Andando ad analizzare ora lo schema di processo della catena di trattamento, quindi abbiamo dei buffer tank che permettevano di accumulare la salamoia proveniente dall'industria Evides. Dopodiché abbiamo i due stadi di nanofiltrazione posti in serie per cercare di massimizzare il recovery, ovvero la quantità di permeato, e avere una quantità di permeato ad elevata qualità, principalmente ricca in ioni monovalenti, quindi cloruro di sodio. Poi, tra le varie unità, abbiamo dei buffer tank, così da slegare sostanzialmente le unità l'una dalle altre, così da poter operare con portate diverse l'una dalle altre, quindi effettuare dei test in maniera indipendente. Poi abbiamo l'unità di evaporazione, costituita da un MED a due effetti, e infine abbiamo, ma non per importanza, abbiamo il cristallizzatore per il recupero di calcio e magnesio. Andando a focalizzare l'attenzione sulla sezione di cristallizzazione, questo è sostanzialmente l'impianto pilota della sezione di recupero minerale. Quindi abbiamo un recipiente in ingresso che, insieme all'idrossido di sodio 0,5 molare, è inviato all'unità MFPFR. L'unità MFPFR
lo slurry prodotto è inviato in un recipiente di sedimentazione per l'ispezzimento dei solidi ottenuti e anche recuperare il liquido madre così chiarificato. I solidi spezziti sono inviati nella sezione di filtrazione per il recupero dell'idrossido di sodio, mentre il chiarificato è inviato in un recipiente intermedio per subire il secondo step di precipitazione. Quindi, per quanto riguarda i solidi spessiti, vengono inviati all'unità di filtro a tamburo, viene recuperato il solido e il liquido madre ottenuto è inviato sempre al recipiente intermedio per subire il secondo step di precipitazione. Quindi la brine intermedia ottenuta insieme ad una soluzione di idrossido di sodio 2 molare è inviata all'unità MFPFR per la precipitazione dell'idrossido di calcio. Lo slurry ottenuto viene inviato anche questa volta in un recipiente di sedimentazione ed i solidi spessiti ottenuti inviati nella sezione di filtrazione. Anche in questo caso vengono inviati il filtro a tamburo per il recupero di idrossido di calcio ed il liquido madre ottenuto, chiarificato insieme al liquido madre ottenuto dalla filtrazione, è inviato nello step di neutralizzazione per abbattere il pH da 13 fino a un pH 7. Lo step di neutralizzazione è fatto in due step consecutivi, miscelando HCl 10 molare ed successivamente HCl 1 molare per raggiungere il pH desiderato, infine inviato all'unità di evaporazione. Allora, con le condizioni operative dell'unità pilota sono quelle riportate nella slide, quindi abbiamo un range di portata che varia da 0,5 a 5 litri al minuto, soluzione alcalina tra 0,2 e 2 litri al minuto, e la quantità di concentrazione di magnesio variava tra 1 e 3 grammi, 3 kg su metro cubo. Sono stati effettuati diversi test e ogni test ha la durata di circa 8 ore. Inoltre, nella seguente tabella sono anche riportate le brine che sono state testate. Sono state testate quindi tre brine che presentano valori di TDS, quindi di solidi sospesi, che sono diversi e sono crescenti, come anche è possibile vedere dalla concentrazione di magnesio che via via è crescente. Questo ha permesso anche di testare il reattore in diverse condizioni operative, ma anche ancora più sfidanti per quanto riguarda la concentrazione di calcio che risulta essere quella predominante. I test sostanzialmente sia per il test di precipitazione, lo step di precipitazione del magnesio, sia per lo step di precipitazione del calcio, sono costituiti da tre fasi. Quindi c'è una fase di startup in cui le due portate sono la portata della brine e della salamoia sono calibrate al fine di raggiungere il pH desiderato, quindi abbiamo un pH di 10,4 per quanto riguarda le precipitazioni di idrossido di magnesio e di 13 per quanto riguarda la precipitazione dell'idrossido di calcio. Una volta calibrate le due portate, la prova è in condizione stazionaria, dura per circa 8 ore, e infine via la fase di pulizia con una soluzione di acido cloridrico per rimuovere e disciogliere tutte le incrostazioni che si sono formate durante la fase di precipitazione, incrostazione di idrossido di magnesio e di idrossido di calcio. Qui nella seguente slide riporto i risultati ottenuti. In questi due grafici è possibile vedere sia l'efficienza di recupero sia la purezza dei solidi recuperati. Inoltre, per descrivere al meglio i grafici, sono state riportate anche le concentrazioni, l'andamento delle concentrazioni di calcio e magnesio nella salamoia in ingresso al reattore, anche la concentrazione dei bicarbonati che risulta essere importante per andare a descrivere i valori di purezza che sono stati ottenuti. Inoltre è stato anche riportato l'andamento per pH, in quanto il pH spiega l'efficienza anche del recupero che si è ottenuto con il reattore. Quindi, andando ad analizzare in più dettaglio l'efficienza di recupero, questo generalmente risulta essere superiore all'80%, eccetto per alcuni casi, che è la prova B8 e C, in cui l'efficienza di recupero risultano essere basse. Questo è dovuto al pH sostanzialmente di precipitazione, in quanto
tenere un pH al di sotto di 10,5, quindi tra 10,2 e 10,1, abbatte notevolmente il recupero di magnesio sotto forma di idrossido. E infatti il pH risulta essere ottimale, intorno a 10,4-10,5, per avere recuperi superiori al 95%, intorno al 95%. Andando ad analizzare la purezza rispetto alla prova in laboratorio risultano essere inferiore, o comunque la purezza più alta ottenuta è del 96,1%, invece generalmente risulta essere intorno al 90%, eccetto in alcuni casi in cui risulta essere anche inferiore all'80%. Per capire realmente cosa contiene sostanzialmente il solido, abbiamo fatto un'analisi cromatografica. Da qui è emerso che il solido è costituito da calcio e magnesio. Ed per capire la natura anche del calcio precipitato è stata effettuata un'analisi XRT e da qui è emersa, come è possibile vedere al seguente grafico, che il calcio precipita sotto forma di calcite, quindi sotto forma di carbonato di calcio. Quindi la presenza dei carbonati, come è possibile vedere, va ad inficiare negativamente sulla purezza. E questo praticamente ci ha permesso di capire che a seconda di che brine abbiamo di fronte, dobbiamo trattare, è opportuno o meno effettuare un pretrattamento per la rimozione dei carbonati e ottenere un magnesio, idrossido di magnesio, a più elevata purezza. Successivamente è stato effettuato il secondo step di precipitazione, ovvero di recupero di calcio sotto forma di idrossido, e l'obiettivo del secondo step è, oltre a recuperare calcio, è la rimozione di tutti gli ioni bivalenti, in quanto la salamoia che si deve produrre alla fine di questa catena di trattamento è una salamoia che si adatta alla rigenerazione delle ziolite. Quindi, come è possibile vedere, si ha una completa precipitazione del magnesio, è un recupero di calcio superiore al 97% in media. Per quanto concerne la purezza, risulta essere superiore al 95%, in alcuni tratti anche tra il 95% e il 90%. Allora, questa la purezza risulta essere bassa, in quanto oltre alla quantità di magnesio che è rimasta, che proviene dal primo step di precipitazione, vi è anche del trascinato, perché durante le fasi di movimentazione fluidi c'è stato del trascinato di idrossido di magnesio, e questo è andato ad inficiare la purezza di idrossido di calcio. Successivamente verrà ora presentato sostanzialmente a voi una prova in diretta, e verrà presentato anche l'MFPFR e anche il laboratorio in cui è stata condotta la fase di costruzione e testing dell'impianto pilota, che è il Brine Excellence Center. Inoltre sono state testate anche altre unità per il recupero di magnesio, come quella vista nello sfondo, che è il CRIOM, che è un reattore innovativo a membrana che permette il recupero, utilizzando delle soluzioni alcaline a basso costo, per il recupero di magnesio ad elevata purezza. Non so, se ci sono domande, curiosità, potete... Io non riesco. Cosa è successo? Stop share. Ok. Ah, ok. Se è stata fatta un'analisi. Allora, al momento non è stata fatta un'analisi, ma verrà effettuata l'analisi sui costi di produzione e sul costo di recupero dei minerali. Però diciamo che da quanto emerge dalle nostre conoscenze, che il costo principale è dettato dai chemicals, soprattutto dall'idrossido di sodio per recuperare magnesio ad elevata purezza.
Però l'obiettivo è sempre di, oltre a recuperare un magnesio ad elevata purezza, soprattutto rivolgerci ad una nicchia di mercato in cui le purezze richieste sono superiori al 99,9%, come l'industria farmaceutica e nutraceutica, così da avere più margine di coprire quelli che sono i costi di produzione dell'idrossido di magnesio. Fabrizio, c'è un'altra domanda. Avete considerato di rimuovere prima il calcio come carbonato? Ok, può essere anche un'altra tecnica, però da studi di letteratura la rimozione di carbonato di calcio mediante l'aggiunta ad esempio di carbonato di sodio potrebbe anche comportare la precipitazione di carbonato di magnesio e quindi ridurre la quantità di magnesio realmente poi recuperata. E quindi questo comporterebbe, per poter recuperare anche il carbonato di magnesio, un ulteriore step di purificazione del sale così misto ottenuto, e quindi comporterebbe anche uno step di ulteriore trattamento dei sali precipitati di carbonato di calcio e carbonato di magnesio. Invece uno step di acidificazione e di stripping, ad esempio con una colonna di strippaggio effettuato con aria, permette di incrementare la purezza notevolmente. Abbiamo fatto anche dei test in tal merito e le purezze sono incrementate fino al 99,9%. Quindi la strada di acidificazione ed rimozione dei carbonati sotto forma di CO2 risulta essere quella più promettente, ecco. Io questo non lo so, perché poi ci sono altre domande? Nelle chat non le vedo. No. Ah, okay. Vediamo se Carmelo è pronto. Eccoli. Attimo. Salve. Perfetto. Salve, sono l'ingegnere Carmelo Morcante. Eccoci qui, siamo nel Brain Excellence Center di Unipa, uno dei quattro laboratori di ricerca nati proprio col progetto Zero Brain, con lo scopo principale di svolgere delle attività di costruzione e testing di tecnologie per il recupero di minerali da salamoie provenienti da diverse industrie. Proprio in questo Brain Excellence Center dell'Università degli Studi di Palermo è stato costruito ed è stato per un breve periodo, prima di essere inserito in Olanda, la nostra tecnologia innovativa, ovvero l'NFTFL, che sta per Multiple Feed for Plug Flow Reactor. Allora abbiamo innanzitutto i nostri, diciamo, recipienti contenenti le nostre soluzioni di ingresso, ovvero la brine. In questo caso, proprio in questo momento, stiamo conducendo una prova con una soluzione artificiale di cloruro di magnesio con una concentrazione di 1 molare. Abbiamo pure il nostro reagente alcalino, una soluzione acquosa di soda, cioè di idrossido di sodio, anch'esso ad una concentrazione pari a 1 molare. Per cui abbiamo i nostri reagenti contenenti nei due separati e poi vengono condotti attraverso un circuito idraulico all'interno del nostro reattore. Allora, è proprio questo il nostro reattore. Ovviamente non si vede molto bene, per ora diciamo la soluzione che passa è abbastanza opaca, proprio a causa della reazione che avviene, ma praticamente abbiamo due tubi, uno centrale con un diametro intorno a 12 mm, che presenta lungo la lunghezza, che è intorno a 1,8 metri, diversi punti di iniezione, e poi un tubo esterno, centrale, dove scorre l'altro reagente, quindi che potrebbe essere o la brine o la soluzione alcalina. Abbiamo che lungo il reattore, in corrispondenza dei diversi punti di iniezione, entrano in contatto, quindi abbiamo un direct mixing delle due soluzioni e avviene la nostra reazione. In particolare
magnesio dalla nostra uranica. E questo promuove la precipitazione di cristalli di idrossido di magnesio, che ovviamente dà questo colore, cioè questo aspetto molto opaco del nostro prodotto. Per cui lungo il reattore avviene tutta la reazione. Qui comunque possiamo vedere le due linee, la linea della brine e la linea della soda, e abbiamo anche, diciamo, la linea di riciclo, proprio con lo scopo di modificare le caratteristiche del nostro prodotto finale. Allora, intanto da questa parte abbiamo da qui l'uscita del nostro reattore, quindi questo slurry, questa sospensione che si viene a creare, che poi in parte viene riciclata, entra in contatto con una soluzione di soda fresca, e l'altra parte va direttamente nei serbatoi di raffreddamento. E abbiamo il primo recipiente, il serbatoio di raffreddamento, che va a raccogliere il nostro prodotto finale, ovvero una sospensione di idrossido di magnesio. Come potete vedere, nel tempo il nostro solido tende a sedimentare e quindi otteniamo un infestito e un superante. Accanto vediamo un secondo serbatoio per la raccolta di idrossido di calcio. Perché, come è stato anticipato dal mio collega, l'ingegnere Vassallo, possiamo effettuare due diversi step di precipitazione con il nostro reattore. Il primo step di precipitazione per il recupero di idrossido di magnesio ad un pH intorno a 10.35-10.8, e poi un secondo step di precipitazione che avviene ad un pH intorno a 13 per il recupero di idrossido di calcio. E praticamente ciò che esce dal nostro reattore lo ripiamo nella apparecchiatura per poter poi recuperare anche il calcio. E vediamo infine l'ultimo serbatoio per il lavaggio del nostro reattore. Quindi ovviamente utilizziamo una soluzione di HCl. Alla mia destra abbiamo il filtro a tamburo, una apparecchiatura che è stata acquistata da noi per poter prendere il nostro prodotto di idrossido di magnesio e andare a recuperare i solidi del, diciamo, di idrossido di magnesio. Qui abbiamo dell'idrossido di magnesio ottenuto, questo con il filtro a tamburo, e questi sono, diciamo, i solidi essiccati ottenuti con le nostre prove. E poi potete anche vedere, con, diciamo, delle prove presenti, che per ogni campione preso possiamo notare come cambia l'aspetto dello slurry. Quindi abbiamo la sedimentazione del nostro solido. Questo è quello che stiamo svolgendo per ora, quindi degli esperimenti con le piante di ora. Se ci sono domande, se non è stato chiaro. Carmelo, forse volevi far vedere anche il software, no? Sì, esatto. L'ultima cosa che ho dimenticato era pure per poter, ovviamente per noi è molto importante monitorare il pH e altre variabili del nostro sistema, quali le portate, sia della soda ma anche della brine. E noi attraverso, diciamo, un circuito elettrico, attraverso un sistema di controllo e questo software, ovvero l'AVIU, siamo in grado di poter andare a monitorare il valore di pH e delle portate. E man mano, grazie alla bomba, siamo in grado di poter tracciare l'andamento del pH e delle portate. Inoltre abbiamo implementato pure un sistema di controllo che ci permette di fissare il valore di portata a diversi, diciamo, valori desiderati.
sono domande? Ok, possiamo procedere con la dottoressa Serena Randazzo, se non ci sono altre domande. Sì. Per la descrizione, l'istruzione dell'online banking platform. Ok. Quindi salve a tutti, buongiorno, sono Serena Randazzo, un'assegnista di ricerca. Io vi illustrerò la online Brain Platform, che è stata sviluppata all'interno del progetto di Robrain dall'Università di Atene. Quindi dopo questo tour che ci ha portati un po' appunto in giro, ritorniamo in sede a fare una cosa un po' più noiosa. Spero di renderla un po' più accattivante e non annoiarvi tanto. Allora, l'idea è quella di realizzare una piattaforma di condivisione in cui viene promosso, facilitato lo scambio, la donazione, il prestito, anche il baratto di risorse tra individui o aziende, in modo tale da metterle in collaborazione fra loro. Questa è una piattaforma che può essere utilizzata da molti utilizzatori, diciamo in contemporanea, e devono essere utilizzatori che intendono utilizzare delle risorse simili, dei prodotti o dei sottoprodotti, quindi riducendo la domanda delle materie prime. L'ottica è quella dell'economia circolare di cui parlava il professore Michele nell'introduzione, quindi fare in modo che quello che è per un'azienda, per un individuo è uno scarto, diventi una risorsa per un'altra azienda o individuo. Spesso magari il problema è cercare e mettere in connessione fra loro queste persone. Ecco, lo scopo della piattaforma è questa. E si chiama Online Brain Platform perché è incentrata sulle salamoie. Questa è, diciamo, la schermata che troveremo. Ora, dopo questa breve introduzione, entreremo nel dettaglio della spiegazione della piattaforma in diretta. E su questa piattaforma possono incontrarsi quattro principali attori, che sono i brain owners, quindi chi possiede le salamoie, i brain users, quindi chi richiede la necessità di utilizzare salamoie, ma anche i technology providers, quindi chi fornisce la tecnologia perché la studia, la sviluppa, e chi provvede a i waste heat providers, quindi chi ha delle aziende che hanno la possibilità di poter donare, distribuire del calore di scarto. Quindi adesso esco dalla presentazione e ci colleghiamo direttamente sul web. Allora, andiamo al portale di Zerobrain, quindi questo è l'indirizzo del progetto, zerobrain.eu, e questa è la schermata home, quindi questa è la schermata principale. Quindi per andare sulla online Brain Platform, quindi andiamo in Project, Online Brain Platform. Ok, qui se è la prima volta che entriamo, per prima cosa dobbiamo registrarci. Io non lo faccio, cioè ve lo faccio vedere da qui. Register. Ok, quello che vediamo è questa schermata. Non bisogna dare tanti dettagli, soltanto username, è la password e l'email. Una cosa importante è che questo sito è stato pensato per proteggere la privacy, quindi i dati sensibili di chi si va a registrare, per cui si può scegliere uno username che si vuole, e poi bisogna compilare la parte relativa alla propria azienda, alla propria compagnia. Questi dati sono protetti, nel senso che quando si entra poi attivamente nella piattaforma non verranno visti, soltanto dopo un consenso, che poi vi spiegherò successivamente.
Quindi intanto per registrarsi bisogna mettere il nome, e il NIC, che sarebbe il National Industry Code, quindi per le industrie, il sito, quindi nel caso mio non sto compilando dal punto di vista dell'università, non lo abbiamo. E poi è stato pensato in modo da poter mettere l'indirizzo. Perché questa cosa? Perché una cosa importante, che è un'altra, diciamo, cosa importante appunto che prevede la piattaforma, è che mette in collegamento fra loro chi possiede e chi ha bisogno di salamoie, ma che siano anche vicine fra loro. Perché è impensabile, è un po' inutile, diciamo, anche da un punto di vista poi di costi di trasporto e di impatto ambientale per il trasporto, farlo tra aziende che sono parecchio distanti. Quindi si può mettere l'indirizzo qua, e Google può caricare la mappa, anche se in questo momento non funziona. Ho visitato i colleghi dell'Università di Atene e mi hanno detto che comunque un problema che sarà risolto. Comunque, se non riusciamo a trovarlo, questo è il nostro caso attualmente, se volete registrarvi, possiamo mettere qui l'indirizzo, la regione, eccetera. Come vi dicevo, l'indirizzo e il nome della, è il NIC, il nome della compagnia, non verranno mostrati, ma si lavorerà, si entrerà nella piattaforma attraverso un codice, che è questo, il NACE code, che viene generato in base alla selezione delle voci che ci riguardano. Per esempio, lo compilo per quanto riguarda me, quindi come università, la mia voce, la voce che si riferisce al nostro caso sarebbe la M, quindi Professional Scientific and Technical Activities, e sceglierei questo perché è ricerca scientifica. Ricerca scientifica e scienze naturali o sociali, non questo qui, e poi su biotecnologia o scienze naturali e ingegneria, e scelgo questo. Quindi il codice con cui io diciamo, lavorerò, farò le mie interazioni dentro sulla piattaforma è M7219, quindi anonimo. Allora, adesso entriamo nella piattaforma. Io faccio il login perché già sono registrata. E questa è la schermata che potete vedere. Come potete vedere, quindi nella nostra dashboard, a parte il welcome e la spiegazione, c'è il numero di utilizzatori, attualmente 2550. Poi ci sono i match, perché le mode che saranno fatte, cioè la piattaforma provvede anche a fare degli abbinamenti tra chi dona, diciamo, e chi riceve. Sono state descritte 17 effluenti, 13 materiali di recupero, 18 richiesti, e poi ci sono 23 technology providers e 5 waste heat providers. Per interagire in questa piattaforma, la cosa principale che bisogna fare è andare a definire il proprio ruolo, quindi andare in My Role. Ok, qui ci sono i quattro profili di cui parlavamo, quindi Brine Owners, Mineral Water Users, Technology Provider and Waste Heat Provider. Adesso li vedremo tutti ad uno. Cominciamo con il Brine Owners, quindi facciamo il caso in cui noi possediamo un effluente salino, quindi una salamoia che non ci serve, che potenzialmente potrebbe essere un scarto. E possiamo scegliere tra il fatto che la nostra industria lo genera o lo aggrega. Quindi facciamo il caso che noi lo stiamo generando. Quindi qui abbiamo questa schermata in cui è possibile definire le caratteristiche sia quantitative che qualitative dell'effluente salino, e anche del materiale, dei composti che si possono recuperare potenzialmente da questa nostra salamoia. Cominciamo con l'opzione 1. Quindi quali sono le caratteristiche di questo effluente salino? Qui col mio codice identificativo possiamo compilare, volendo, soltanto le informazioni che sono obbligatorie. Possiamo anche non compilare le facoltative, quindi facciamo il caso che noi produciamo 10 metri cubi al mese di questa corrente con un TDS, quindi un total dissolved salts di 100 grammi litro,
Non conosciamo il COD e il BOD 5, abbiamo il qui, come vedete, spunta il codice. Qui possiamo dare informazioni, se vogliamo, non obbligatorie, sull'EWC, cioè European Waste Code, quindi il codice che si dà al waste in base alla propria industria di appartenenza. Facciamo il caso che abbiamo un'industria di processi chimici inorganici, quindi il codice poi va più specifico, dobbiamo specificare se è per la produzione, per esempio, di sali, soluzioni e ossidi metallici, se sono per esempio solidi che contengono metalli pesanti, ad esempio. Quindi il codice che andiamo a registrare sarebbe E060313. Next. A questo punto io posso dichiarare se so che composti si possono recuperare dal mio effluente salino o voglio sapere tramite la piattaforma che composti posso recuperare dal mio effluente salino perché non lo so. Quindi facciamo il caso che io lo sappia per la mia corrente 01. Quindi da questa mia, diciamo, salamoia io posso recuperare per esempio acqua e così, tanto per non cambiare le cose, idrossido di magnesio. Ok, facciamo il caso che io non so e metto che sono invece interessata a sapere. In questo caso che cosa facciamo? Abbiamo l'analisi anionica e cationica della nostra salamoia, lo compiliamo, per esempio 100 grammi litro di cloro, diciamo di cloruri, 50 grammi litro di solfati, 100 di sodio, per esempio 50 di calcio. Questo insomma, per farvi vedere come funziona questa sezione. La piattaforma ti suggerisce, facendo diciamo i calcoli, insomma, le combinazioni fra ioni e cationi, quali sono i composti che posso recuperare e le concentrazioni. Ok, comunque facciamo il caso che noi abbiamo in questo momento questa corrente. Successivamente dobbiamo dire che concentrazioni di idrossido di magnesio abbiamo, faccio finta che siano 30 grammi litro, e l'acqua, qual è la portata di acqua al giorno, faccio finta che siano 2 metri cubi. A questo punto finish. Abbiamo finito di registrare questa corrente. Quello che ci viene, abbiamo caricato con successo, quindi adesso quello che ci viene detto è che possiamo andare nella parte suggested batch, dove ci sono gli abbinamenti suggeriti con chi invece vi chiede le salamoie, perché in questo modo possiamo vedere i materiali che possiamo recuperare, perché così possiamo vedere materiali che appunto possiamo recuperare e quindi contattare i colleghi, possiamo vedere se la quantità che noi abbiamo disponibile è sufficiente per coprire la domanda di chi richiede, possiamo vedere la qualità, quindi se i parametri qualitativi che sono stati introdotti vanno bene per chi li richiede, e possiamo anche vedere la distanza tra noi e l'utilizzatore. Quindi questo lo vedremo in una fase successiva alla voce Suggested Match. In questo momento vi faccio vedere come si può registrare. Quindi noi al momento abbiamo registrato una corrente salina. Possiamo anche registrare il composto che recuperiamo. Quindi avevamo detto acqua e idrossido di magnesio. Ok. Next. Quindi a questo punto dobbiamo aggiungere i parametri qualitativi. Allora, non è necessario compilarli tutti.
tutti, sono molto specifici. pH, conducibilità, cioè la concentrazione dei vari anioni, cationi o metalli che siano presenti. Quindi noi facciamo che abbiamo sempre 2 metri cubi, un pH neutro di 7. E poi, per quanto riguarda le dosi magnesio, anche qui dobbiamo specificare quanti chili al mese ne riusciamo a recuperare. Facciamo che riusciamo a recuperare 10 chili al mese, con una purezza del 97%. Possiamo indicare la umidità, il TOC e se abbiamo dei metalli pesanti. Comunque, come dicevo, sono dei dati facoltativi, non necessari. Ovviamente, se siamo interessati, più compiliamo, meglio è affinché la piattaforma funziona per il match. Next, in questa pagina addirittura ci chiedono se vogliamo, anche questa in maniera volontaria, se vogliamo specificare la modalità, la tecnica con cui abbiamo già recuperato questa sostanza, questo composto alla nostra azienda, per cui l'abbiamo disponibile, la possiamo donare. Ad esempio, per l'idrossido di magnesio, noi in nostro caso abbiamo detto che avevamo l'acqua, che recuperiamo per esempio con una RO, ci sono insomma tutte queste opzioni. E poi l'idrossido di magnesio che recuperiamo con un cristallizzatore. Possiamo dare anche informazioni specifiche sui dati economici e se li abbiamo anche sui dati ambientali, quindi se abbiamo fatto un'analisi LCA, quindi Life Cycle Assessment, possiamo dare questi indicatori. Al momento noi andiamo avanti, non abbiamo questi dati a disposizione. Finish, ok. Quindi anche qui mi dice la stessa cosa, nel senso che mi suggerisce di andare nella parte Suggested Match per vedere quali sono i miei materiali, se va bene la quantità, se va bene la qualità, la distanza e quali sono i possibili match con gli utilizzatori in base alla qualità. Ok, prima di andare in questa parte, in questa sezione, facciamo adesso il caso e mettiamoci dall'altra parte, quindi non siamo noi più i possessori, diciamo, della brine, della salamoia, ma siamo quelli, gli utilizzatori, quindi quelli a cui serve e abbiamo delle richieste specifiche. Ok, in questo caso, quindi Required Material Addition, dobbiamo compilare questa parte. Anche qui scegliamo il materiale, quindi stavolta cambiamo. Facciamo il caso che a noi serve NaCl. Ok? E andiamo avanti. Quindi c'è il codice identificativo. Ci serve per un singolo processo? Sì, perché se no compaiono tante righe se abbiamo diverse specifiche in base a cosa ci serve. Quindi la quantità, anche qui 5 kg al mese, ad esempio. E qui possiamo specificare il settore, la categoria del prodotto, dell'articolo e la funzione tecnica per il quale ci serve. Non sono dati obbligatori. Io per esempio mantengo la mia linea, diciamo, dal punto di vista universitario, quindi dico che questo NaCl mi serve per scopi scientifici di ricerca, codice SU24. Anche qui, come potete vedere, praticamente ci sono tantissime opzioni, credo abbiano avuto cura di inserirle tutte, insomma la maggior parte di quelle che servono. E poi quindi questo come categoria del prodotto,
Oppure possiamo anche addirittura definire la tipologia di articolo, quindi se si tratta di veicoli, macchinari, settore della fabbrica tessile, del cuoio, metalli, carta, gomma, legno, plastica o altro. E poi possiamo anche scegliere la funzione tecnica, possiamo dare informazioni per dire a cosa ci serve questo composto, qui lo trovate in ordine alfabetico, la funzione che può avere questo composto. Ok, quindi noi al momento, diciamo, nel nostro caso, non possiamo anche non compilare questa parte e andiamo avanti. Quindi io sarò andato, quindi richiedo corrente 1 questo dell'NaCl. Che purezza voglio? Voglio una purezza del 98%. E anche qui posso scegliere il TOC, umidità, se ci sono, se conosciamo i valori massimi di questi metalli. Andiamo avanti. Continuiamo invece ancora con questa richiesta, quindi va ancora più nel dettaglio. Se abbiamo delle richieste di massima concentrazione di ppm di tutti questi composti che nella schermata precedente non c'erano, quindi vanno ancora più nel dettaglio. Finish. Ok, quindi anche in questo caso, ovviamente alla fine viene sempre suggerito di andare alla parte suggested match. Quindi cosa? Ok, può succedere che volontariamente potete premere sul tasto feedback, che a me non è comparso perché in realtà l'ho fatto varie volte, oppure compare automaticamente, come in questo caso, che è successo. Quindi il gestore della piattaforma richiede un feedback per quanto riguarda la compilazione di ogni voce. Quindi pensiamo che i parametri richiesti siano sufficienti per definire le caratteristiche del minerale che dobbiamo usare. Sì. Pensiamo che i parametri tecnici richiesti relativi all'acqua siano sufficienti. Sì. Abbiamo trovato delle difficoltà nel compilare il profilo. No. E quindi inviamo la nostra risposta. Ok, quindi al momento siamo degli utilizzatori e possiamo andare alla parte dei suggested match. Allora, questa parte, questi abbinamenti che la piattaforma permette di fare si dividono su due livelli. Il primo livello è un livello in cui il match avviene tra chi possiede la corrente salina non trattata e l'utilizzatore, e si basa più che altro sui parametri tecnici, quindi la quantità, cioè il composto qual è la quantità. Il livello 2, invece, più che altro si basa sul processo di recupero e l'utilizzatore, quindi più che altro sul prodotto che va recuperato. È la qualità. Quindi facciamo adesso, vediamo i match che la piattaforma trova per il livello 1. Quindi noi ricordiamo una corrente di NaCl. Allora, ci sono tutti questi, ecco, produttori, che possiedono una corrente, quindi per il quale il match funziona e producono una quantità sufficiente, mi pareva che sto 5 kg al mese. Ora lo vediamo meglio, nei dettagli. Allora, se sono interessata ad andare avanti, quindi fino a qui io conosco soltanto il nome, username. Non conosco nulla né dove si trova né che tipo di azienda, di compagnia è. Per poterlo fare, devo andare a dare il consenso. E questo consenso deve essere dato da entrambe le parti. Cosa vuol dire dare il consenso? Vuol dire quindi dare accesso alle proprie informazioni,
È solo quando il consenso viene dato da entrambe le parti è possibile vedere le informazioni che sono il nome, il nick code e l'indirizzo. Una volta che il consenso si dà, non si può più togliere. Una volta che del consenso si riceve una notifica e viene data una notifica all'altro, all'altra compagnia con cui si vuole fare il match, in modo tale che entrambe le parti diano il consenso. Quindi io qua faccio la prova a premere, però in realtà in questo momento non funziona per il motivo che vi dicevo poco fa, perché non riesco a caricare l'indirizzo. Come vi ripeto, è un problema che già ho fatto presente ai colleghi dell'Università di Atene, che devono provvedere a risolvere. E quindi dicevamo, possiamo vedere... E adesso scusate un attimo, ok, volevo togliere, ok, ritorniamo qua in questa pagina, livello 1, ok, vediamo i dettagli con il primo. Quindi i dettagli che abbiamo sono il nome dell'utilizzatore, per esempio, e poi la quantità, quindi noi ce ne servono 5 kg. Al mese loro ne producono 45.000, quindi 25 tonnellate al mese riescono a coprire il nostro fabbisogno. Qui ci sono, possiamo vedere le caratteristiche che loro hanno specificato, quindi una concentrazione di 15 grammi litro, eccetera, eccetera, e il loro codice, quindi possiamo cercare di cosa si tratta, e qui diamo le nostre caratteristiche. Vediamo adesso cosa ci dà il livello 2. Il livello 2 invece abbiamo detto che più che altro focalizza sul composto che vogliamo recuperare e ci dà anche una percentuale di match. In questo caso è il 100%. Andiamo a vedere perché. Nei dettagli, quindi noi quindi ne produciamo, quindi il 100% del primo ce lo dà con questa, con loro, quindi ne produciamo, noi chiediamo 5, ne producono 60, ecco il match al 100% per la purezza, perché noi abbiamo chiesto che sia pure al 98%, loro lo producono pure con una purezza del 98% e quindi il match al 100% su questo parametro. Ovviamente se specificavo anche gli altri e non andavano bene, la percentuale diminuiva, ma lo stesso era presente. Ok, io però adesso volevo ritornare al caso. Quindi questo eliminiamo. Volevo un attimo ritornare al caso in cui siamo noi gli utilizzatori. Vediamo se sono presente. Sono ancora presenti quelli di poco fa? Sì, sono ancora presenti perché nonostante abbiamo tolto la spunta, diciamo, e comunque non li abbiamo eliminati. Ok, quindi sono ancora presenti e possiamo vedere i suggested match, stavolta come. Ok, no, devo ricompilare per poterlo fare. Comunque non cambia molto, diciamo, cambia soltanto, diciamo, la nostra prospettiva, in quel caso saremmo qui anche anziché qui, e poi funziona tutto allo stesso modo. E, per quanto riguarda il my role, quindi gli altri ruoli, scusate, andiamo qui. Quindi adesso facciamo il caso in cui noi siamo dei technology provider. Dico subito che per i technology provider, per i wasted provider, non c'è una parte di suggested match, ovviamente perché non è questa la funzionalità. Più che altro è importante comunque registrarsi, perché c'è
una parte in cui c'è, si ha la possibilità comunque di essere contattati. Poniamo caso che l'azienda che appunto, come dicevamo poco fa, il Frente Salino con acqua e magnesio, vuole recuperare il grossido di magnesio internamente prima di donarlo, e magari può contattare il technology provider che ha la, l'equipment, quindi che ha la, la, l'apparecchio, insomma, l'attrezzatura adatta per poter recuperarlo. Quindi, per esempio, in questo caso è così, è già compilato, perché è la modalità con cui mi sono registrata, diciamo, in questo sito, perché noi come università qui, finora, diciamo, sono gli esempi che sto facendo, ovviamente come università siamo registrati come technology provider, la tecnologia che vi ha descritto il mio collega precedentemente, Fabrizio Rossello, quindi un piccolo cristallizzatore di magnesio. Save. Ok, quindi è soltanto questo che si deve compilare. Infatti, quando poi vado in My Technologies, è questa la schermata. Tornando in My Role, facciamo adesso finta di essere invece dei produttori di calori di scarto. Ok, quindi inseriamo una corrente. Ecco, qui dobbiamo specificare che tipo di calore di scarto abbiamo. Quindi aria, acqua pressurizzata, steam, vapore acqua. Facciamo il caso che abbiamo del steam, quindi il vapore acqua. Possiamo indicare la temperatura, sempre 150 gradi, pressione, la portata, anche qui un metro cubo, orario. E poi se ci sono delle variazioni nella portata, dato che dipende dal processo di produzione. Submit. Ok, l'abbiamo caricato. Se andiamo in My Waste Flows, ok, vediamo le correnti. Ah, forse non vi ho detto una cosa, che per ogni, quando andiamo in Mine, la brine, Westit, insomma tutti gli effluenti, le cose che abbiamo compilato fino ad ora, possiamo fare due cose: o modificare, quindi diciamo i dati possono essere sempre aggiornati, se per esempio quando compiliamo al momento non abbiamo disponibile tutte le informazioni, possiamo sempre compilarlo, o possiamo cancellarlo. Siamo sicuri di voler eliminare? Sì. Ok. Perfetto, quindi come vi dicevo, per questo non compare la sezione Suggested Match, ma è comunque importante entrare in questa piattaforma se si ha, per esempio, la possibilità di donare, di cedere del calore di scarto, perché anche questa, diciamo, è una risorsa molto importante, diciamo, fonte anche che entra nel giro, diciamo, dell'economia circolare. Quello quindi che per me è in più, e può essere una fonte per un'altra attività, che sia di ricerca o che sia industriale. La piattaforma permette anche di vedere una statistica degli utilizzatori e di varie cose, informazioni. E per classe, in realtà, questo al momento noi non lo dobbiamo analizzare, perché in realtà è stato diciamo settato per quando è nato il caso in Olanda, per cui i clusters industriali sono definiti qua in questo momento quelli olandesi, ma i colleghi dell'Università di Atene mi hanno detto che qualora abbiamo delle richieste di aziende italiane, insomma, che vogliono registrarsi, io comunico ai cluster aggiungere, loro aggiungeranno, quindi potete anche voi scegliere il cluster, diciamo, l'agglomerato industriale italiano, quando andate a registrarvi. Ah, ovviamente se adesso voi poi pensate di registrarvi, potete chiedermi, poi contattarmi per qualsiasi informazione, qualsiasi dubbio o qualsiasi problema riscontrate, a parte quello che, di cui già vi ho messo in evidenza per l'indirizzo. Ok, quindi ritornando qui al discorso, possiamo vedere quindi nelle informe dei dati statistici, quindi al momento questa piattaforma ha avuto la possibilità di fare un matching tra il 95 e il 100% per 11 casi,
tra il 90 e il 95%, in un caso, in quattro casi tra l'85 e il 90%, quindi comunque sembra, diciamo, funzionare. Gli utilizzatori sono stati, quindi, diciamo, 12 utilizzatori, e qui possiamo vedere quali sono in generale la caratteristica degli effluenti italiani registrati. Quindi vedendo, per esempio, ce ne sono due con questo codice, ovviamente è tutto, diciamo, anonimo, quindi bisogna conoscere il codice, cosa vuol dire. Compilandolo nella prima parte possiamo benissimo andare a vedere di quali correnti si tratta, e anche qui ecco, questi siamo noi, diciamo, gli attori principali, quindi gli utilizzatori della piattaforma, che siamo identificati, come vi dicevo, con il NACE code. Quindi, ad esempio, ci sono 1, 2, 3, 4, credo, università registrate. Noi eravamo N72, quindi le altre penso siano anche queste università. E poi ci sono A, quindi era il settore dell'agricoltura, B, il settore del mining, quindi dell'industria mineraria, e non ce ne sono, C, il settore della manifattura, quindi ci sono delle persone registrate nel settore della manifattura, e D era dell'elettricità, ecco, ce n'è uno, e era per la water supply, quindi per la distribuzione di acqua. Ah, no, B qua c'è, scusate, quindi c'è anche uno B. Ok, poi questa piattaforma è possibile anche scambiarsi, diciamo, dei messaggi. Quindi cercare la persona e scrivere dei messaggi, quindi anche per questo è importante avere questa piattaforma, perché ci si conosce, insomma, se si individua un profilo interessante, ecco, si può scrivere, si possono prendere degli appunti personali. E poi un'altra parte importante, ecco, ci sono qui le principali domande, ecco, che possono essere interessanti, e quindi già trovate le risposte qui prima di chiedere help, diciamo, aiuto all'organizzatore. E poi, ecco, un'altra cosa importante sono i link. Abbiamo il link al progetto Zero Brain, quindi la pagina principale che vi ho fatto vedere in precedenza, e poi c'è il portale, quindi questo è subito la piattaforma in cui si interagisce. C'è anche il portale, che insomma è semplicemente, diciamo, appunto una pagina web in cui si danno delle informazioni, in cui viene lanciata, da qui viene lanciata, diciamo, anche la piattaforma, cos'è il progetto Zero Brain, quali sono gli obiettivi e a cosa serve, diciamo, la piattaforma, diciamo, quindi la pagina indicativa, insomma, introduttiva, ecco, alla piattaforma. Quindi adesso spero di essere stata chiara. Io ho finito la presentazione, interrompo un attimo. Quindi, innanzitutto, prima di avere domande, vorrei lanciare un sondaggio, così poi magari possiamo discuterne. Credo che sia comparso sulle vostre pagine, sulla vostra schermata. Abbiamo qualche minuto per poter compilare a tutti. Ok, credo che la posso terminare e condividere i risultati. Quindi, ok, quindi è importante che, a quanto meno, è stato considerato interessante, ma non mi registro il 40%, ovviamente
non è detto che sia, diciamo, utile a tutti gli utenti, diciamo, di questo training, è molto utile, mi registrerò sicuramente bene, quindi sono contenta per queste persone. Ecco, chiedo subito adesso se ci sono domande, se avete dubbi sulla compilazione o volete fare qualche altro esempio. Ovvio, io stecchiti dopo 45 minuti. Vabbè, forse è tutto chiaro. Effettivamente, diciamo, la spiegazione è stata molto dettagliata. Se avete dubbi, come vi dicevo prima, potete contattarmi. Forse ci sono delle domande. Non so se... Non le vedo al momento. Dove? In chat qualcuno ha fatto domande, non sto solo chiedendo, Serena. No, sto verificando, no, non ci sono domande in chat. Comunque, appunto, se i partecipanti vogliono scrivere in chat o comunque anche prendere la parola... Mi pare che siamo sostanzialmente tutti insieme. Noi un po', Serena, la nostra agenda con la chiusura della tua presentazione arriva a completamento. E avevamo sì, ho finito la mia parte. Che avremmo avuto adesso... come dire, un momento di chiusura che però io avrei fatto precedere eventualmente appunto da un breve dibattito, insomma, se i partecipanti vogliono anche, non so, portare un po' la loro esperienza sul tema che abbiamo affrontato oggi e dire quanto può essere rilevante nel loro ambito, ecco, sicuramente per noi è un elemento anche di aiuto ulteriore allo sviluppo di quanto si sta portando avanti. No, non sono sicuro se qui funziona il discorso della parola. Se i colleghi... Se chi vuole parlare deve alzare la mano e diamo la possibilità. E Revolve deve vedere il permesso per parlare, però bisogna cliccare su alza la mano. Sì, capisco. Sì, perché vedo, diciamo, riconosco così dai nomi, nella lista dei partecipanti, vedo sicuramente a parte studenti e collaboratori qui dell'Università di Palermo, vedo che partecipano anche dalla società dell'acquedotto di Palermo, credo ci siano due persone che conosco molto bene, l'ingegnere Romano e anche l'ingegnere Hoffman. E poi ovviamente credo il gruppo, cioè ingegnere Bevacqua, il nostro Maurizio, che con i suoi colleghi, credo, sono tutti collegati. Sì, e poi adesso sono tutti professionisti che operano nel settore in cui l'acqua è l'elemento primo. Bene, se non ci sono domande o comunque curiosità, ripeto, potete sempre alzare la mano o scriverci in chat. Io direi, Serena, che possiamo veramente avviarci alla conclusione. E a questo punto, quindi, io veramente ancora una volta ringrazio tutti voi che con molta pazienza, con molto interesse avete partecipato a questo evento.
In ogni caso, se avete da trasmetterci anche al di là del, diciamo, del, dell'occasione così, del, del momento, vostre impressioni o semplicemente avete richieste di informazioni, curiosità, anche dopo, magari anche per email, potete raggiungerci, sicuramente potete scriverci. Serena, non so se tu hai fornito ai partecipanti, magari possiamo dare, hanno i contatti mail nostri, possono, se puoi farlo avere, magari. Sì. Magari possiamo mandare un messaggio anche proprio di salute e di ringraziamento per la partecipazione. Se loro volessero mettersi in contatto con noi per qualsiasi motivo, ovviamente per magari approfondire alcuni degli aspetti che abbiamo discusso oggi, noi ovviamente siamo sempre disponibili. Questa è la nostra attività di ricerca e quindi abbiamo tutto l'interesse a, come dire, a portare avanti queste attività anche con un interesse comune. Sicuramente, lo dico ai colleghi che operano qui sul territorio siciliano, credo che sarebbe molto importante riuscire a trovare modalità e opportunità per fare sistema sul territorio, perché su questo tema credo in Sicilia ci siano potenzialità importanti. Detto questo, quindi io mi avverrei veramente alla conclusione e ringrazio anche ovviamente... Ecco, forse vedo una domanda, non so Serena se... Sì, vedo qua, sì. Sì, infatti, vedo la domanda sul fatto che nelle acque ci possono essere... Nella chat. Sì. Buongiorno, caro Giorgio, avete considerato che nelle acque ci possono essere inquinanti come ferro e alluminio? Sì, no, comprendo il problema, cioè la deferrizzazione delle, sì, delle acque. In realtà, chiaramente, il caso che è stato mostrato, qui c'è l'ingegnere Vassallo che se ne è occupato in dettaglio, è strettamente riferito, diciamo, ad un ambito tecnologico. Lì si parlava appunto della produzione di acqua demineralizzata, quindi l'utilizzo poi di soluzioni saline per la rigenerazione delle resine spente, delle resine esauste. È chiaro che nel momento in cui la natura, diciamo, degli elementi presenti, chiamiamoli dei contaminanti, presenti in acqua, questo deve richiedere lo sviluppo, diciamo, di un schema di processo che deve essere chiaramente pensato ad hoc per il caso. Quindi in generale la risposta è non l'abbiamo fatto, ma è ovvio che nel momento in cui si debba andare a confrontarsi col problema, diciamo, di altro tipo di elementi che possono rappresentare il problema principale, sì. Quindi ringrazio per l'interessante proposizione. Non c'è dubbio che sono soluzioni customizzate, forse questo, ecco, anche l'ingegnere Vassallo probabilmente quando ha presentato il caso, i quattro casi studio che avevo in qualche modo semplicemente enunciato prevedono soluzioni tecnologiche molto differenti da caso a caso, proprio perché la natura, diciamo, delle soluzioni da trattare, delle brine da trattare, è completamente differente. Io da questa domanda volevo prendere spunto pure per dire una cosa, che se si riferiva, non so, anche alla piattaforma, ora non mi ricordo se ci sono esattamente ferro e alluminio, comunque anche i colleghi all'università di Atene mi hanno detto pure che se vengono fuori delle richieste particolari, appunto, ci sono degli elementi dimenticati, anioni, cationi, che non sono stati considerati più che altro nella descrizione delle acque, possiamo suggerirli che loro li aggiungono. Sì. Sì. Comunque sicuramente, ecco, non so se adesso il caso che Alessia Hoffman ci segnalava, ecco, se eventualmente questo tipo di situazione magari è un caso per loro di interesse, possiamo sicuramente valutare insieme le caratteristiche complessive e magari così pensare di valutare un caso studio e vedere che cosa si può fare. Diciamo sempre nell'ottica appunto di questo approccio, chiamiamolo, di tipo circolare, quindi sostenibilità, ripeto, perché questo è il tema, sostenibilità attraverso la circolarità e quindi poi avere questo plus in termini di, come dire, maggiore beneficio ambientale, nonché anche un beneficio economico.
quelle due cose, ecco, possono andare insieme, cercando di ribaltare invece quella che era la situazione tipica in ambito di economia circolare, in cui protezione dell'ambiente significava sostanzialmente un aggravio dal punto di vista economico, e quindi sì, si poteva avere un beneficio ambientale a patto di ridurre, i vantaggi economici che derivavano da quella linea di processo. L'idea è proprio quello di ribaltare questo tipo di assetto e far vedere come le due cose invece possono andare insieme, e quindi avere un vantaggio ambientale ed economico al tempo stesso. Bene, ringraziamo anche Serena, credo sia proprio il caso di farlo, Revolve, che è, diciamo, uno dei partner del progetto Zero Brain, che, diciamo, ha un po' ideato l'architettura di questo evento, ci ha seguito costantemente e comunque sovrintende a sostanzialmente la totalità delle attività di comunicazione, disseminazione, che sono svolte costantemente, per me anch'esse appunto volgono al termine di questo progetto Zero Brain. Quindi comunque a questo punto io veramente saluto tutti i partecipanti, mi ha fatto molto piacere incontrarvi. Giorgio, sempre, scusami, e dico salutiamo con il video. Sì, questo adesso lo introducete voi. Io saluto, okay, e vi lascio a quest'ultimo momento con il video che avete preparato, e insomma spero che ci possano essere nel prossimo futuro occasioni appunto per valorizzare questo tema, che credo veramente sia nel solco di quello che ci aspetta, lo dico a tutti, come sfida per questo momento importante di transizione ecologica, di transizione verso la sostenibilità, che ovviamente non potrà che essere raggiunta attraverso una, direi, nuova rivoluzione industriale, quindi una rivoluzione dell'assetto industriale che deve prevedere appunto questo passaggio coraggioso, importante, da, diciamo, produzione di tipo lineare a produzione, diciamo, con schema di tipo circolare, e che ovviamente vede anche una sfida importante di multidisciplinarietà, cioè si capisce meglio anche come tanti settori che prima potevano rimanere comparti a sé stanti proprio nell'ottica della produzione di tipo lineare, oggi invece devono prevedere delle importanti sinergie, proprio perché ci sono questi nessi che sono messi in evidenza proprio dagli schemi di circolarità, e questo non è facile da fare, perché richiede, diciamo, un combinato disposto di sinergie, di sforzi, di disponibilità tra settori differenti della produzione industriale, ma anche, diciamo, in tutti gli ambiti, che devono appunto portare a questa nuova modalità, diciamo, di approccio. Credo che senza uno sforzo importante di apertura verso la multidisciplinarietà, e quindi la, potremmo dire, la cross-contaminazione di settori industriali differenti e anche degli attori istituzionali che spesso rimangono poi invece chiusi in ognuno dei loro comparti, ecco, senza questa trasversalità è difficile che si possa proporre, realizzare qualcosa nel solco, diciamo, della sostenibilità attraverso la circolarità. Però insomma, il mio auspicio in positivo. Serena, lascio a te e al video, e ringrazio ancora tutti voi per la pazienza, per la partecipazione e per l'interesse. Arrivederci. Ok, abbiamo parlato quindi del progetto di Zero Brain, che è dura da 4 anni, quindi quest'anno si avvia alla conclusione, ma ovviamente l'operato e il lavoro di coinvolgimento di Unipa e progetti europei continua, soprattutto con questa tematica, e siamo coinvolti in un altro progetto che si chiama Water Mining, di cui praticamente vi presenteremo un video introduttivo in cui si vedranno molte cose di cui abbiamo parlato. Sentite l'audio, giusto?
previous projects, we developed and tested a pilot kit analyzer processing pre-industrial wet plants. In our goal, we need to further Ok, mi dicono che forse non si è sentito benissimo, scusate, però comunque la maggior parte del discorso era anche scritto. E questa è l'ultima pagina della slide in cui ci sono i nostri indirizzi email di chi, diciamo, di chi abbiamo presentato oggi. Quindi rinnovo i saluti. E a presto, insomma, seguite l'attività di Unipa. Grazie a tutti.